Corri, Luca! Corri! Quanto sono cattivi! Sono cattivissimi! Porca... Chiudi! Ah, dannazione! Come mai? Ma che criminale! Dobbiamo decidere chi chiude le porte qua! Ok, corri, corri indietro! L'ultimo che entra chiude le porte, sempre. D'accordo, così. D'accordo, dai, chiudi! Ce l'abbiamo fatta! Guarda, okay, che la sta spaccando! Porca miseria, non... Cosa facciamo? Non lo so cosa diavolo facciamo, ci buttiamo dal terrazzo, Luca! Aspetta! Guarda! Che cosa? Sta sorgendo il sole! Vabbè, bella roba, e quindi? Lo sapevo! Oh, si è bloccato! Si sono fermati! No, che spettacolo! Credo anche gli altri! Sono arrivate le 6 di mattina! Vabbè, ma quindi ce l'abbiamo fatta, Luca? No, non li possiamo mica lasciare così, Aspi! Dobbiamo andare a distruggerli! Ma è vero, siamo venuti qua per distruggerli! Ma come, scusa, con una scala vuoi andare a farli in bianchino, Luca? Cosa stai facendo? Bisogna entrare dentro, Aspi, e distruggerli dall'interno! Guarda, non possiamo fargli niente così, lo sai! Entrare dentro gli animali! Lo so, l'ho visto che non possiamo far nulla. Ok, va bene, se pensi che funzioni così, buona fortuna, mi lancio io, d'accordo? Vai, prima te. D'accordo, 3, sì. 2, 1. Oddio, Luca, ce l'ho fatta. Ci sei anche tu. Sì, siamo entrati entrambi. Che cos'è sta a fare? Porca miseria. Stanno già arrivando. Ma come stanno già arrivando? Ma che cosa sono sti cosi? Ma non capisci, Espi, siamo dentro Foxy. Ah, porca. E vabbè, cosa c'entra allora che ci sono sti Foxy volanti? Sono dei mini Foxy dentro Foxy che vogliono proteggere. Ma no, dannazione, ce ne sono tantissimi. Ma che incubo è questo? Porca miseria, ma mi hai portato dentro Foxy senza essere minimamente equipaggiato. Com'è che ci spostiamo qua? No, tieni, ho portato tutto io. Delle litra. E poi Espi, fai in fretta che questi volano. Oh, dannazione. Spada, potevi portarla. Porca miseria. Dove dobbiamo andare, Luca? Qual è il nostro obiettivo, scusami? Perché siamo dentro Foxy? Questo non lo so bene. Credo come questo non lo sai? Ma sei veramente un genio, cuore. Complimenti. Allora, penso che questa è la testa di Foxy, se non sbaglio, giusto? Credo che ho trovato qualcosa. Hai trovato qualcosa, veramente? Un buco che porta in basso. Lava? Veramente? Vabbè. Questa è la tua brillante idea, tuffarci nella lava. Ehi, dammi la mano. Porca miseria, aia! Stanno arrivando tutti qui, porca miseria, ciao, Luca! Ciao, cosa faccio? Se scappi, scappa di lì. Prova a planare da qualche parte, piano. Dietro. Oh mio Dio. Non schiantarti, guarda che pericoloso. Non è facile, e continuano ad arrivare... Oh no, no, Luca, dobbiamo avere un piano per questa cosa. Se ho capito bene, qua... qua in centro c'è un nucleo, un cuore che dobbiamo spaccare. Oh, mi piace come idea, però com'è che facciamo? È pieno di lava lì sopra. Prova a vedere se c'è qualcosa. Prova a vedere se, ad esempio, che ne so, c'è un'apertura. Non c'è niente lì sopra. Ok, prova a dare un'occhiata. Qui in alto non mi sembra che ci sia nessuna via per entrare dentro questo nucleo, questo cuore. Nulla. C'è soltanto lava. Dannazione, Luca. Almeno mi sembra. Tu tieni impegnati i Foxy lì sotto. Io sono qui sopra. Probabilmente dobbiamo fare una nuotatina nella lava. Oh, no, no, no. Non mi piace come idea. Ma, Luca, non possiamo farla così. Ci serve qualche protezione, qualche modo per non crepare nella lava. Non ti pare? Espi, vieni a vedere di qua. Cosa c'è? Hai trovato... Guarda, cosa c'è posto? Guarda, le due gambe. Ok, piano. Piano, apriti. Ok, maledette litra che non si aprono mai quando dovrebbero. Attento, che qua è tutto fuoco. È tutto infuocato. Ci sono altri Foxy però qua. Picchiali. Buttati quando ci sono le ragnatele. Sono una cosa positiva dopo tutto. Plana. Aia. Me la sono presa in fronte. Dove stiamo andando, Luca? Cos'è sto posto? Non lo so, una cucina. Una cucina? Cos'è, un laboratorio? Cosa ci serve? Beh, io un'idea ce l'avrei, Espi. Con questi possiamo fare delle pozioni di resistenza. Mi piace come idea. Peccato che io non abbia niente. Ma che vuoi farlo con i fuochi d'artificio? E magari dobbiamo trovare gli ingredienti da qualche parte. D'accordo, allora mettiamoci all'opera. Risaliamo lungo le gambe. Dove sei finito, Luca? Sei nell'altra gamba? Sono qua giù. Vieni a vedere cosa ho trovato. Arrivo. Muoviti. Lo so, non è facile. Se ok, che piano. Mi distrai, piano, ok, li prendo. Okay. Li prendo. Maledetti. Guarda qua in fondo cosa c'è. Così trovato? Altro fuoco hai trovato. Cosa c'è qui dentro? Ingredienti. Oh, Nether World e Magma Cream. Hai visto? Perfetto. Credo che riusciamo a farci qualche pozioncina. Oh, sì, ho già in mente un'ideuzza. Io me ne vado via di qua. E ora aggiungo anche un po' di crema di magma dai, per dai, vedere dai, che me ne voglio andare se da un sto po' posto. Di pozione di resistenza al fuoco possono risolvere la nostra situazione. Ed ecco qui un po' di pozione di resistenza al fuoco. Una testa. E dovremmo essere in grado di entrare dentro il cuore di Foxy. Ok, Luca, veloci. Prima che arrivino altri Foxy. Porca miseria, bevi, sono ovunque. Bevi la pozione. Bevi. Esploriamo questa lava. Cerchiamo di capire come funziona. Vedo qualcosa. Vedi qualcosa? Sei sicuro? Attenzione che i Foxy li colpiscono. Ti provo a allontanarli. Allontanarli. No, fatti bravi. C'è qualcosa? Era qua in mezzo. C'era una botola. Io tengo lontani i Foxy. Porca miseria, non vedo nulla con tutto sto fuoco. Ho sentito un rumore. Hai aperto qualcosa? Guarda, forse qua. Ecco. Sei entrato. Non ti vedo più. Ok, penso che l'ho trovato. Ci sono. Ce ci sono, fatta. Luca, sono scendi sceso. Scendi da lì. Dannazione. Eccolo.
Penso che questo sia il cuore di Foxy, giusto? Te l'ho detto, sì, è qua dentro, vedi. E allora spacchiamolo. Pronto, Luca? Potrebbe essere molto pericoloso. Okay, 3, sei dietro. 2, 1. Boom! Oh, dove... Ma non siamo Ma cos'è questo po'? Non siamo tornati fuori? Ma... Abbiamo distrutto Foxy, però? Credo di sì, perché siamo... Siamo arrivati dentro Chica! Esatto, questo giallo! Questo giallo mi ricordava qualcosa, eccole! Guarda qua! Le Chica volanti! Dannazione, Luca, mi servono dei razzi nuovi, l'ho quasi finiti! Tieni! Oh, grazie! Guarda un po'! Torta! Io mi tuffo! Ah, dannazione, due cuori! Porca miseria! Stai attento che è una trappola! Magari è un regalo questa torta, magari serve soltanto per rifocillarci! Ce la possiamo mangiare, di sicuro! Oh, quello sicuramente! Però dobbiamo soprattutto distruggere questo posto! Qual è l'entrata? Non riesco a vedere nulla! Fammi fare un piccolo controllo! Eccola lì l'entrata! L'ho vista! L'ho vista! Anch'io l'ho scoperta! È protetta dalle torte, dannazione! Dobbiamo mangiarcele, ovvio, no? Ma no, prova a spaccare le torte! Non possiamo spaccare! Come non puoi spaccarle? Ma che criminale! Ma porca miseria, ma io non ho mica fame! Come facciamo adesso? No, ne ho mangiato un po' un pezzo di uno, viene mangiato. Vabbè, anche un pezzettino, te. Ma devi. Ah, dannazione, tu cosa ci fai qui? Dobbiamo mangiare decisamente di più! Vabbè, con calma! Con calma, non abbiamo tempo da aspettare qui, porca miseria! Ok, prova a mangiare un po' anch'io, magari riesco a aiutare. Espi, mi sa che dobbiamo trovare un'alternativa, è lentissimo. Lo so, dannazione, non possiamo mangiarci tutte le torte, soprattutto quelle lì. Hai qualche idea, Luca? Esploriamo un po' Chica, magari troviamo una soluzione come con Foxy. Oh, piano. Sì, però ha le gambe bloccate. Allora, non lo so, dobbiamo andare oltre. Guarda. Cos'hai visto? Qualcosa interessante. Ci sono le braccia. Davvero? Aspetta che ti raggiungo. Oh, piano. Aspetta. È vero, c'è tipo un'apertura. Che spettacolo, aspetta che provo a raggiungerla. Ok, proviamo a raggiungere. Ce l'ho fatta, Luca. Dai, Luca, ce la puoi fare, non è così difficile. Bravissimo. Ok, Luca, tuffiamoci prima che arrivi un'altra Chica. Oh, piano. Piana. Vabbè, ma Luca, ma ormai è diventata un'abitudine. Non è colpa mia. Oh, Luca, penso che sia una cosa un po' brutta. Io direi di salire, assolutamente. Ma no, Espi, è perfetto. Ah, porca, è perfetto cosa? Essere sbranati dagli zombie? Prendili. Prendiamo la carne marcia che ci dà la fame. Oh, non mi pare un'idea molto, molto cattiva. Perfetto, d'accordo. Sì, vabbè, ma sono fortissimi, noi ne abbiamo nemmeno un'arma. Sempre equipaggiati al meglio arriviamo. Già. Ok. Facciamo un bel po' di incetta di carne marcia, così dopo siamo pronti a mangiare un sacco di torte. Ok, Luca, andiamoci da fare. Due le abbiamo mangiate. Dai. Dobbiamo continuare. Guarda che si vede il cristallo. Salta, muoviti, corri, fai cose. È vero. Porca miseria. Ah, dannazione, non vedo più niente. Mangiamo un altro po' e un altro po'. È un'ottima strategia questa, mi piace un sacco. Miam. Dai, non sta andando male. Permesso. Vai, mangia pure, non ti preoccupare. Quasi finito. Dai, ti do una mano anch'io. Sì, ce l'abbiamo fatta. Guarda che spettacolo. Siamo davanti al cuore di Chica. Sei pronto per un'altra bella esplosioncina? 3, 2, 1. Vai. E anche Chica è andata, ma ora... Oh, siamo già dentro Freddy, mi sa. Luca, sbrighiamoci, che qui il tempo è agli scoccioli ormai. Non so quanto durerà il giorno. Tra poco si riattivano, ritorna a essere notte. Porca miseria, schifo di maledetti. Dobbiamo subito capire come stringere il cuore. Ormai abbiamo capito come funziona. Dritti verso il cuore. Oh, piano. Plana, con delicatezza. Non c'è niente qua. Sarà facile, vai. Davvero non c'è niente? Prova, spacca. È tutto bello. No, Luca, mi sa che c'è una brutta notizia. Non è tutto bello soffice. C'è ossidiana qui sotto. Come facciamo a entrare nel cuore? Ci serve qualcosa per spaccarla. Non neanche possiamo dei lati. No, è tutta ossidiana, Luca. Hai portato qualcosa? Un piccone super forte. Infatti, sembra. Dai, però, siamo sempre così poco equipaggiati. Ok, diamo un'occhiata qui all'interno di Freddy. Secondo me qualcosa riusciamo a trovare. Qui non sembra esserci granché. Le gambe sono completamente bloccate. Vedi qualcosa? Ci sono le braccia. Hai trovato qualcosina? Davvero? Aspetta che ti raggiungo subito. Piano. Qua sopra. Ancora più in alto. Vabbè, ma mamma mia, che razza di scalata hai fatto? Ho visto che c'era questa sporgenza. Dai, muoviti prima che arrivano tutti i Freddy. Ok, ci sono, penso. Piano. Guarda, ho trovato una libreria. Che spettacolo. Dannazione, però. Non è molto interessante, però boh. Non lo so, potrebbe esserci un indizio. Ci sono dei libri con degli enchantment. Non li ho controllati. Credevo Luca, fossero normali. Luca, mi è venuta un'idea. Se tu hai un piccone normale, possiamo incantarlo e farlo diventare super forte. Sì. Magari. E spaccare l'ossidiana. Non è nemmeno un piccone, ma sei un criminale. Vabbè, io li raccolgo per sicurezza. Dai, un piccone lo troveremo, Luca. O qualcosa di diverso, insomma. Ma cosa facciamo? Incantiamo le mani. Hai controllato nelle orecchie. Guarda cosa c'è. Cosa
c'è una cesta. O anche un'incudine. Vediamo cosa. Oh, ci sono un bel po' di cose. C'è la carne marcia, ci sono delle frecce. Ma c'è anche un piccone, Luca. Ho trovato un piccone. No. Sì, penso che fosse la base, non lo so, di qualche esploratore. Allora. Che è entrato qui dentro Ferri e poi ci è crepato qui dentro. Ce li hai i libri? Sì, ma incianta, tu lo sai che non sono molto capace in queste cose. Espi, ti presento formaggio. Formaggio, veramente? Ma dannazione, ma pure un nome gli hai dato. Secondo te con questo riusciremo a eliminare l'ossidiana velocemente? Credo di sì, ma non ce la darà. Piano, probabilmente riusciamo a spaccarla. L'importante è spaccarla anche velocemente. Dai. Oh sì. Mamma mia, è rapidissimo. Perfetto. Dai che riusciamo a entrare. Ecco, porca, gli allora devono ci stanno rovinare fermando. Tutto. Muoviti. E track. L'ho aperto, non ci credo. Senza essere infastidito dagli animatronics. Sì. Vai. Sei pronto? Un'altra bella esplosione. 3, 2, 1. E ora, come pensavo, un altro animatronic, l'ultimo da sconfiggere, Bonnie. Che schifo, ma è pieno di caccole. Cosa sono sti cosi di slime? Ma c'è il mucco, cos'è? Non lo so, te l'ho visto anch'io, è disgustoso. Prendilo in mano tu che mi fa schifo. No. Anche lui avrà un cuore speciale, immagino, un po' particolare. Dannazione, ovviamente è pieno di piccoli Bonnie che ci danno fastidio. Guarda. Ma che cos'è quell'affare? Ma è verde? Ti buttino giù. Non lo so, Luca. C'è un cuore di ma perché non provi a vedere com'è? No, aia. Okay. L'hai mancato per un attimo. Dai, ero curioso di vedere cosa fosse. Buttati, è liquido. Oh, spiccio un Bonnie che... Che cosa fa? È successo al Bonnie? Possiamo... No, possiamo mandarli dentro il liquido verde. Cosa succede ai Bonnie? Ho visto che prendeva danno. Guarda. Guardalo. No, è acido, penso. Colore verde. O è slime o è acido. O è acido slime, non lo so. Oh, è potentissimo, non possiamo assolutamente avvicinarci. Rischiamo di crepare malissimo. Cosa facciamo, Luca? Cosa facciamo? Tanto eliminiamo questi cosi. D'accordo. Tu vai dare un'occhiata giù. Io do un'occhiata su, magari c'è qualcosa di interessante. Fai attenzione che ti sciogli qualche gamba. Ci sono. Sono riuscito a volare su. Perfetto. Dannazione, altri bonni che mi danno fastidio ovunque. Qua non c'è nulla. Dai, controlla. Aspetta, io vedo. Ma cosa sono quelle cose in alto? Sono le due orecchie di Bonnie? Aspetta, che sono curioso di vedere di cosa si tratta. Ok, aia, che botta. Porca miseria, sono le orecchie di Bonnie. Ma ci sono stupidissimi Bonnie anche qua dentro. Le orecchie non le abbiamo mai viste. Qua non ha né braccia né gambe né altro. Cosa ho trovato? Qualcosa interessante. Sì, ma se mi lasciassi in pace sto coso. Piatta una volta buona. Luca, sali lungo le orecchie. C'è qualcosa di molto interessante comunque. È tipo una tuta strana. Ok, ora voglio vedere cosa si tratta. Salve, guarda cosa. No, cos'è? Davvero? Guarda, penso che sia. Anche... Guarda qui, c'è anche un coso. Cos'è quella cosa? Sa che la devi usare insieme. Davvero? Una cella di energia. Ma ti manca. Una tuta bionica, è fantastica. Ti manca un pezzo, Espi. Vabbè, ma c'ho l'elitra, non posso mettermi il pezzo insieme all'elitra. Vabbè, lo mettiamo dopo, hai ragione. Assolutamente. Però ce n'è solo una. Decisamente. Dai un'occhiata in giro, magari potrebbe essercene un'altra, qualcosa di simile. Qua hai guardato? Ma no, che non ho guardato. Aiuto, dammi la mano. Arriva Luca. Ci sono. Eccomi. Dannazione. Stupide cose. Sto avendo un piccolo problemino. Che cosa? Ma sei con la testa? Sei con la testa dentro un blocco, Luca. Aspetta che ti do una mano. Sei uscito? Ok, ce l'hai fatta. Questo è mio. C'è un'armatura anche per te, hai visto? Le orecchie sono simmetriche, quindi c'è un'armatura anche qui. Perfetto. Allora, a questo punto direi che possiamo andare a affrontare l'acido. Attento, Luca, che è pericoloso. Plana. Tranquillo. Con attenzione. Tranquillo. Ok, dobbiamo mettere. Sì, dobbiamo mettere la nostra armatura. Facciamo fuori sto coso, non lo voglio più vedere. Questi cosa c'è qua. E ora dobbiamo tuffarci. Ma sei scherzato? Hai visto? Possiamo volare. Davvero? Guarda che roba. No, meglio è tipo un super salto più che altro. Stupido coso, allontanati. Ok, la nostra unica chance. Vediamo se riusciamo a infilarci dentro. Prendo danno, ma è resistente lo stesso. Va bene, dai Luca. Allora, io mi metto qua e picconiamo. Dai, non ce l'avremmo mai fatta senza tuta. Questo è il più tosto. Ok, ce l'ho fatta, l'ho rotto. Poco. Entriamo dentro. Ok, in mezzo all'acido però. Ok, Luca, è la nostra occasione. Possiamo far fuori anche Bonnie. Aspettami, eccomi. Lo puoi fare? Grande, 3, 2, 1. Verso la libertà, si spera. Luca, finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti. E per di più, abbiamo eliminato Bonnie. Ma Luca, dove sei? Luca? Sì. Che succede? Dove sei? Cosa? Sono ancora qui dentro. Come sei ancora dentro Bonnie? Oh, porca miseria, lo sapevo che questo animatronico è un'arma segreta. Ti voglio tenere prigioniero dentro di loro per sempre. Ma non ti preoccupare. Non ti preoccupare perché ora uso le armi pesanti. Assolutamente. Assolutamente. Aspetta. Sì, un bel po' di TNT. Tutto attorno, guarda. Così sicuramente non è necessario. Si risolve il problema in un attimo.
Guarda, nemmeno ho bisogno della torcia redstone, basta fare una bella corsetta. Luca, buona fortuna, esci presto. Tutto a posto, vero? Ehi, ce l'hai fatta, non ci credo. Ha funzionato. Che spettacolo, Luca, te l'ho detto, con le maniere forti si risolve tutto. Stavi per uccidermi, stavi. No, non fa, non usare i tuoi fuochi artificio contro di me. Non farlo. Tranquillo, tranquillo. Ah, no, la pistola. Disgraziato. Thank you.